Che traffico c'è? Oh, c'è dove vetto? Dove vetto, amore? Ciao a tutti i lettori del Gazzettino, siamo Jessica e Daniele. Siamo i protagonisti della disavventura di Dove vetto, amore. Dopo un mese dall'accaduto possiamo dirvi che stiamo bene, che abbiamo definitivamente metabolizzato la cosa e che ci ridiamo sopra. Circa un mese fa abbiamo creato una pagina che, se avete voglia, vi invitiamo a seguire. Ovviamente si chiama Dove vetto, amore. In questa pagina vi raccontiamo la nostra storia e le nostre passioni. Stiamo avendo molto affetto da parte vostra e ne siamo molto felici. Com'è cambiata la nostra vita dopo questa disavventura? In realtà non è cambiata. Siamo persone normalissime e continuiamo a fare ciò che abbiamo sempre fatto. L'unica cosa che ci fa un po' strano è che iniziamo ad essere riconosciuti quando siamo in giro. Non ci abbiamo neanche ancora fatto l'abitudine. Non so se siamo noi a non badare ai commenti negativi, ma in generale non ci diamo peso. Anche perché solo noi sappiamo realmente com'è andata e finché non si vive una situazione simile non si può capire. Purtroppo con i social le persone si sentono libere di poter dire qualsiasi cosa gli passi per la testa, senza pensare che dietro ad un telefono ci sono persone e non oggetti. I social sono tanto belli quanto pericolosi, soprattutto per le persone più fragili. Usiamoli con la testa. Creando la pagina abbiamo avuto l'opportunità di entrare in contatto con molte persone e di scambiare opinioni sull'accaduto. Di messaggi belli ne sono arrivati veramente molti. Ciò che ci colpisce di più è l'aver fatto sorridere persone che stanno attraversando un periodo difficile della propria vita e che grazie al video hanno vissuto un momento di gioia e di spensieratezza. Molte persone inoltre hanno apprezzato la nostra semplicità e spontaneità nell'affrontare i problemi, cercando di sdrammatizzare. Ora vi salutiamo, ma rimanete connessi per scoprire le nostre prossime avventure. Ciao! Ciao!